Siamo arrivati alla conclusione di The Olympic Dream Cup, la Coppa Italia per rappresentative regionali di Taekwondo. Laura Toma, quale bilancio possiamo fare? Allora, un bilancio positivo per quanto riguarda l'organizzazione e devo ringraziare la federazione che ci ha concesso anche questa volta di dimostrare il nostro livello di organizzazione. È andato tutto bene, direi che l'organizzazione è stata impeccabile. I combattimenti si sono svolti regolarmente, ci sono stati più di 400 atleti che hanno combattuto le migliori selezioni di tutte le regioni, quindi sicuramente un buon esito positivo per quanto riguarda l'organizzazione. Purtroppo per quanto riguarda la nostra regione Liguria non abbiamo ottenuto il massimo, speravamo di avere l'oro della nostra perla Giulia Monteforte. Ha perso il golden point e quindi proprio per un pelo, quindi ha guadagnato soltanto una medaglia d'argento. Siamo contenti comunque per come è andata nel complesso. Si può dire missione compiuta, Pietro Fugazza, dopo tanto impegno a livello organizzativo tutto è andato per il meglio? Direi che è andato tutto per il meglio, anche la nostra squadra ha ottenuto degli ottimi risultati perché abbiamo avuto tanti podi, 7 ragazzi a podio oggi con 2 argenti e 5 bronzi e ieri un oro e 4 bronzi, quindi un risultato molto molto positivo. Poi si può cercare sempre di fare meglio conquistando qualche oro in più, però si può anche fare molto peggio. Quindi accontentiamoci di questo, l'organizzazione è stata ottimale, stanno piovendo complimenti da ogni dove e questo ci riempie di soddisfazione e ci dà anche la forza dopo tanta stanchezza e notti in bianco di magari riproporci per l'organizzazione di un altro evento nei prossimi anni. Sandro Cappello e Giovanni Caddeo, una grande emozione poter allestire una formazione così ben competitiva che ha ben figurato nella propria città a Genova, nella propria regione in Liguria. Giovanni Caddeo, qual è stato l'aspetto più positivo secondo te di questo evento? Beh, sicuramente l'organizzazione di questo evento è impeccabile, come sempre siamo a un altissimo livello. Poi la nostra squadra quest'anno è veramente una bella squadra, sono affiatati, siamo migliorati rispetto all'anno scorso e sicuramente continueremo a far bene nei prossimi anni. È un bilancio che ti soddisfa quello delle medaglie, Sandro? Guarda, in partenza eravamo partiti sperando un po' di più perché alcuni ragazzi ci sono mancati, però devo dire che alla conclusione della gara abbiamo preso un oro, 2 argenti e parecchi bronzi, vuol dire che tutta la squadra è cresciuta, non siamo riusciti a mettere a punto proprio tutti i ragazzi, però tutto il gruppo è cresciuto bene, vuol dire che stiamo migliorando. Come avete lavorato per selezionare questi ragazzi? Noi dal Olympic Dream dell'anno scorso ci siamo visti praticamente ogni mese con i ragazzi, dando anche dei suggerimenti ai loro insegnanti sul cosa e sul come allenare. E ci siamo visti sempre anche durante il periodo estivo, durante il periodo delle vacanze di Natale e infatti ti dico tutti sono riusciti a migliorare e i ragazzi hanno fatto un bel gruppo. Quando poi cominci a prendere ai campionati italiani un po' di medaglie d'oro e questi vuol dire che crescono, anche tutto il gruppo deve crescere di conseguenza per cercare di stare a pari. Noi pensiamo di aver lavorato nel modo giusto, speriamo nell'anno prossimo, ricominceremo già da questo mese a rivederci con tutta la squadra e speriamo magari anche in qualche atleta nuovo. Alessandro, è stato emozionante gareggiare nella tua città e vincere anche una bella medaglia d'argento? Sicuramente, è una bella gara di un grandissimo livello e mi sono molto divertito. Raccontaci il tuo percorso in questa competizione. Ho dovuto fare 2 combattimenti, vinti molto bene e in finale abbiamo perso di 4 punti, dico abbiamo perché quando combatto ci pure il mio maestro. Abbiamo avuto una grande preparazione prima di questa gara e sono contento. Giulia, è arrivata una medaglia d'argento, forse dei tuoi titoli italiani, forse ti aspettavi qualcosa di più, però insomma si può dire comunque un bilancio soddisfacente. Sì, comunque avevo 4 combattimenti, sono riuscita a vincere i primi 3 combattimenti e la finale comunque l'ho persa solo al golden point, quindi pensavo di riuscire a fare di più, però sono contenta.
tutto in un 105 stadium coloratissimo con tutte le rappresentative regionali, con un nutrito tifo ligure. Sì, il tifo è stato il migliore che io abbia mai avuto, comunque i miei compagni mi hanno sostenuto nonostante il risultato, quindi sono contenta anche di loro. Che bello Moreno Monticelli, dal titolo italiano alla vittoria dell'Olympic Dream Cup proprio qui nella tua Genova, una grande emozione. Sì, veramente è stato fantastico per me vincere nella mia città, bello. Raccontaci gli incontri che hai dovuto affrontare, in che modo hai fatto la differenza? La tecnica sempre mi ha aiutato e molto anche il mio maestro Sandro Cappello, che mi dà sempre degli ottimi consigli.